fronte a una mozione che ha ragione il consigliere Sola, è una mozione politica, è una mozione politica ed è una mozione che pone dei paletti molto chiari. Al di là dell'appartenenza della maggioranza o dei gruppi alla maggioranza romana o no, perché qui in fin dei conti noi ci troviamo dei... siamo qua, siamo tutti lombardi, c'è qualcuno che ha avuto esperienze amministrative, sa che cosa vuol dire fare il sindaco, sa che cosa vuol dire fare il presidente di provincia, sa che cosa vuol dire far andare avanti una macchina come l'amministrazione in Lombardia. Io ieri sera ho avuto la sfortuna, non so se ma voluta, perché mi sono guardato una trasmissione su una trasmissione nazionale, su un canale nazionale, dove veniva intervistato il presidente della giunta regionale siciliana, il quale snocciolava una serie di numeri che erano per me, già presidente di questo consiglio regionale, irripetibili, con dei numeri, con delle posizioni che non esistono, arrivando a dire che alla pulitura di tutte le varie competenze statali che la regione Sicilia ha rispetto ai propri dipendenti, ha un numero però dipendenti doppio rispetto alla metà dei cittadini lombardi rispetto al consiglio regionale della Lombardia, rispetto alla giunta regionale della Lombardia. Ora, il punto qui non è essere d'accordo sic et simpliciter con lo spending review o la razionalizzazione della spesa, scusate perché io non capisco perché dobbiamo sempre trovare dei termini inglesi o anglofoni rispetto a una lingua italiana che è ricchissima, detta da un leghista è stranissima questa cosa, però alla razionalizzazione della spesa, e va al di là della posizione che assumerà il presidente della giunta regionale Formigoni o il presidente dei governatori Errani. Qui il punto iniziale va sul fatto che il taglio lineare in Lombardia non può essere accettato, ma non è che non può essere accettato perché ce lo propina un tecnico, perché allora siamo di fronte, cari colleghi, a un problema serio. Se noi con 3.000 dipendenti riusciamo a far funzionare una regione che ha 10 milioni di abitanti, vuol dire che evidentemente o i nostri dipendenti sono bravissimi, sono al di sopra della media, per cui la posizione che io chiedo a voi di assumere, soprattutto sul taglio dei dirigenti del personale, è quella della difesa dell'onore, della credibilità e della professionalità dei nostri dipendenti. Questo ha il senso, perché non possiamo equipararli al numero dei dirigenti o ai numeri dei dipendenti che ci sono in altre regioni d'Italia, che molto probabilmente, qui lo dico senza problema, non hanno lo stesso carico di lavoro, la stessa professionalità dei nostri. Perché delle due l'una, perché non si può andare a trattare sulla professionalità o sui numeri dei dipendenti, si va a trattare su scelte politiche. Guardate, io riprendo il discorso che ha fatto colui che è stato il mio segretario nazionale per qualche tempo, fino a poco tempo fa, che è Giorgetti a Roma, che rispetto all'intervento sulla razionalizzazione della spesa e sul fiscal compact ha detto che ci troviamo di fronte a un sistema dove c'era una centrale nucleare che doveva dare una serie di bassi costi e di tanta energia, invece non siamo riusciti a farlo, sono arrivati i tecnici che hanno costruito la stessa centrale nucleare e non sono riusciti a fare quello che dovevano fare, neanche a rimettere a posto la loro macchina. Bene, di fronte a questa cosa, l'atto che io chiedo insieme al collega Romeo e insieme al presidente del mio gruppo è una presa di posizione politica dando forza al presidente della giunta regionale Lombarda e dei vincoli molto chiari al governo Monti, che non fa come ho sentito dire da qualche collega della sinistra, bassa macelleria sul sociale basta. Qui fa bassa macelleria anche sugli enti locali, ma soprattutto su quelli virtuosi. Questo è il punto, il break-even point, come dice qualcuno, il punto di non ritorno. Allora, cari colleghi, al di là della formazione politica a quale voi appartenete, quel punto è una scelta territoriale. Si può dire, noi approviamo questa mozione e lanciamo un messaggio molto forte al governo nazionale di difesa del nostro territorio e delle nostre amministrazioni, oppure si può dire, siamo qui in Lombardia, però va bene tutto, che Monti faccia quello che vuole fare, al di là delle scelte che verranno fatte, noi abbiamo una posizione che è totalmente piegata sulle scelte che verranno fatte a livello romano. Ma
questo apre un sistema, guardate, che oggi parliamo di dipendenti regionali, delle amministrazioni. Io vorrei chiedere al collega Bettoni, che ha avuto esperienza come me come presidente della provincia, o al collega Mauro o altri che hanno fatto i sindaci qua dentro, che cosa vuol dire la riformulazione amministrativa della regione Lombardia. Mi verrebbe da domandare se è giusta la scelta che verrà fatta rispetto alle province, senza parlare delle prefetture e delle questure. Lo ricordo a Bettoni che per anni, e continuiamo oggi a pagare la presenza dello Stato sul nostro territorio. Mi ricordo questa battaglia cominciata nel 94, io fui tra quei presidenti che lo fece. O rispetto ai comuni che fanno delle scelte molto importanti. Oggi ne abbiamo fusi due, no? Abbiamo dato il via al referendum a due comuni, poi però bisognerà vedere rispetto alla nostra espressione geografica la funzionalità delle nostre amministrazioni. Qualcuno ci ha detto che noi siamo già in grado di tagliare i posti letto, poi magari lo andremo a chiedere ai colleghi di Bergamo o di Brescia, che magari hanno qualche ospedale nelle valli dove non è così facile poi arrivare a trasportare la gente. Se dobbiamo, come regione che produce il 21% del prodotto interno lordo, decidere che questa è la scelta politica da fare. Io questo so, guardate, io non vi chiedo di votare a favore, perché non mi interessa. Ve lo dico anche a nome del collega Romeo, perché questa è una presa di posizione politica, in coscienza uno deve farla, decidere se qua dentro ha la casacca del partito o se qua dentro si sente consigliere regionale della Lombardia, perché è ora di chiudere la porta al fatto che, che la penalizzazione arrivi a noi rispetto ad altre regioni, ad altri enti che sperequano i soldi che gli vengono dati. Questo è il senso di questa mozione. Non c'è neanche l'incazzatura sulla nota anglofona. Questa è la posizione. Voi non siete d'accordo? Benissimo. Io però lo dico qua, perché sapete, siccome qualcuno di noi qualche trasmissione televisiva la fa, quando io mi troverò di fronte qualche collega di questo consiglio regionale che avrà di che lamentarsi dei tagli, allora dovrà essere anche responsabile di dire che cosa ha votato rispetto a questa mozione. Grazie.